sempre insieme a te sarò, solo mai ti lascerò, sono nato rosso nero, da bandito morirò. Oh, ed i colori che noi portiamo sono la gloria. La gloria, ed i colori che noi portiamo sono la gloria. Il rosso, il nero, forza Milano, le forza Milano, forza Milano, ole ole ole, Milan! Vita loca, bravo! Oh, eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati a Spasso col Tringa nella macchina infernale. Il Tringa è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo ragazzi. Primo commento, team maglie calcio, codice sconto Tringa per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna. Descrizione video, Matteo chiaramente il milanista qualunque, iscrivetevi da Matteo, tutti i miei social, soprattutto il gruppo Telegram aperto a tutti. Tutti i link in descrizione. Minchia che freddo che fa stamattina. Allora ragazzi, video molto presto prima della palestra. Stamattina torna subito la serie sul banco degli imputati e stamattina parliamo di dirigenza e proprietà. L'accusa alla dirigenza. Allora, la poca programmazione di questa stagione, il fatto che il rinnovo di Paolo Maldini e Frederick Massara abbia spostato di conseguenza tutto il mercato estivo, il fatto che dal rinnovo di Paolo Maldini siano dipese tutti gli acquisti mancati del Milan. Il Milan, la dirigenza aveva puntato degli obiettivi richiesti da Stefano Pioli e per il mancato rinnovo immediato di Paolo Maldini sono saltati Sven Botman, Renato Sanchez. E attenzione, io su Renato Sanchez ho un pensiero. Allora, a me non è mai piaciuto Renato Sanchez a livello fisico perché è un giocatore che spesso si fa male. Però c'è anche da dire che nel momento in cui Renato Sanchez sarebbe stato disponibile per il centrocampo del Milan, sarebbe stato un sostituto importante di Frank Essie, ma soprattutto sarebbe stato un giocatore che avrebbe alzato il livello del centrocampo del Milan. Gli acquisti pensati, progettati dalla dirigenza sono saltati per le tempistiche sbagliate, non perché la proprietà non aveva messo a disposizione i soldi. Perché attenzione, con gli stessi soldi che abbiamo speso in questo calciomercato avremmo, se ci fossimo mossi prima, preso giocatori molto più funzionali rispetto a quelli che sono stati presi. L'accusa alla proprietà, cardinale non c'è mai, cardinale non mette i soldi, cardinale di qua, cardinale di là. La difesa, partiamo subito con la difesa ragazzi. È vero che in questi giorni ne abbiamo già parlato perché anche col video di Pioli di ieri poi siamo andati sull'argomento dirigenza e proprietà, però stamattina lo andiamo a sviscerare un po' di più per quelli che ieri non erano in diretta. La difesa di Paolo Maldini. Paolo Maldini è una figura importantissima per i giovani, è una figura importantissima sul mercato quando il mercato ha un progetto serio e in questi anni Paolo Maldini si è dimostrato fondamentale in tanti acquisti importanti del Milan. Theo Hernandez, Bennacer e Krunic, Rafa Leao. Ragazzi, la campagna acquisti 2019
è la campagna sulla quale il Milan sta costruendo le fondamenta di questa squadra. E quella fu una campagna gestita da Paolo Maldini. Però attenzione, oggi Paolo Maldini è una figura preponderante all'interno della dirigenza. Quando mi venite a dire che Cardinale non si vede mai, ma ragazzi, non siamo più ai tempi dei magnati italiani come Berlusconi, Moratti e via dicendo. Oggi le proprietà delle squadre di calcio sono cambiate. Sono tutte proprietà che delegano proprio persone e profili importanti all'interno della storia di una squadra come Paolo Maldini per far loro le veci del proprietario. Oggi il Milan ha come proprietario un fondo di investimenti. Quindi questo cosa significa? Che Cardinale ne è semplicemente la faccia, ma non è il vero e proprio proprietario del Milan. La proprietà del Milan è di Investcorp, che non è solo Cardinale. Quindi Cardinale, ogni volta che vorrebbe o qualcuno chiede di mettere mano al portafoglio, non è solo suoi soldi. Prima di ogni spesa, Cardinale deve chiedere a chissà quante altre persone. Quindi la gente oggi nel 2023 ancora non ha capito che oggi non è una figura singola la proprietà del Milan, ma una multinazionale. E quindi non si può pensare che un fondo faccia le stesse cose di un Silvio Berlusconi. I tempi sono cambiati e quando leggo certe cose non capisco se siete stupidi o fate fatica a capire certe cose, ragazzi. Perché non capirle è stupido, veramente. Cioè, pensare che nel 2023 tutto sia come nel 1986, ragazzi, non è così. Mi dispiace, ma non è così. Assolutamente. Ora io cosa... Secondo me la soluzione non è neanche tanto difficile, ragazzi. Oggi Paolo Maldini io non lo considero un grande dirigente. Lo considero una grande figura all'interno del Milan, ma non un grande dirigente. I grandi dirigenti sono altri. I grandi dirigenti sono Gagliani, i grandi dirigenti sono Giuntoli, i grandi dirigenti sono Marino, mi sembra che si chiami Marino, quello dell'Udinese. Quelli sono dirigenti importanti, dirigenti di cui il Milan avrebbe bisogno, perché oggi Frederic Massara, pur essendo un grandissimo dirigente, un grande conoscitore di calcio, non ha la stazza, l'importanza per essere pari a Paolo Maldini. Oggi Paolo Maldini è l'unico che comanda all'interno della dirigenza del Milan. Oggi Paolo Maldini ha la parola più importante all'interno della dirigenza del Milan. Un altro elemento che manca, fondamentale, è Ivan Gazidis. Ivan Gazidis, oltre ad aver portato il Milan ad avere degli aumenti di bilancio importanti, sotto forma di sponsoring, sponsorizzazioni e via dicendo, Ivan Gazidis era quel collante fra dirigenza tecnica e proprietà. Era quell'elemento sul quale la proprietà faceva affidamento. Paolo Maldini guardava i giocatori, Frederic Massara e Paolo Maldini guardavano cosa c'era in giro. Ma prima di spendere i soldi, tutto passava da Ivan Gazidis ed era Ivan Gazidis che dava il benestare delle cose. Io vi ricordo che Ivan Gazidis, rispetto a Paolo Maldini, aveva anni e anni di esperienza in più. Ivan Gazidis, il tanto preso per il culo, chi è Gazidis, chi è questo, chi è quello. Ivan Gazidis era una figura importantissima all'interno del Milan. Perché tutto passava per Ivan Gazidis. E gli errori fatti nell'ultimo mercato, oltre al
al fatto che sia stato progettato male per tempistiche. Probabilmente oggi un con Ivan Gazzitis su un giocatore come De Ketelaere non sarebbe arrivato. Perché Ivan Gazzidis è arrivato, è vero che c'era ancora quando poi è stato fatto il mercato, ma si era già un punto di non ritorno. E io sono convinto che fra Maldini e Gazzidis qualcosa fosse successo. Qualcosa fosse successo, il fatto che Maldini era uscito con dichiarazioni strane dopo il finale di stagione, della scorsa stagione, il fatto che Maldini voleva capire. Io vi ricordo che Maldini è pienamente cosciente e d'accordo con la proprietà. Questa proprietà non ha mai detto che avrebbe speso milioni e milioni di dollari sul mercato del Milan. Questa proprietà ha garantito che tutti gli introiti della squadra sarebbero stati riversati sul mercato. Questo ha garantito. Per quello che vi dico sempre che i primi quattro posti non sono opzionabili, sono obbligatori. Perché è troppo importante entrare nei primi quattro per continuare il processo di crescita. Questa proprietà sta cercando in tutti i modi finalmente di regalare ai tifosi del Milan lo stadio di proprietà, nuovo di proprietà. E questo è quello che l'unica cosa che deve fare la proprietà in questo momento è concentrarsi su questo. Perché la gente che mi dice ah, Cardinale non viene mai allo stadio, ma a me che cazzo me ne frega di vedere Cardinale allo stadio? A me che cazzo mi interessa se Cardinale è consapevole di quello che è stato il Milan nella storia? Per me l'importante è che Cardinale ci porti in un futuro migliore e una volta portatoci in un futuro migliore riesca a venderci a qualcuno di più grosso di lui. Questo è quello che deve fare Cardinale, non andare allo stadio la domenica. Che allo stadio la domenica ci pensiamo noi. Questi sono i discorsi da fare, questi sono i dati di fatto, non il far chiacchiere tutti i giorni. Su Paolo Maldini, ragazzi, io continuo a vedere, e l'ho detto in uno short ieri, che per voi è intoccabile Paolo Maldini. Io ripeto, per me nella AC Milan nessuno è intoccabile. Non lo erano i giocatori 30 anni fa e non lo sono oggi. Ogni figura oggi per me non è intoccabile. Ripeto, io sono tifoso della AC Milan, non di Paolo Maldini. Per me che il Milan vinca con Maldini, che vinca con questo, quello, quell'altro, cambia davvero poco. Chiaramente con Maldini all'interno della società, Maldini dovrebbe essere sinonimo di garanzia, ma come vedete in questa stagione Maldini non è stato nessun sinonimo di garanzia. Anzi, Paolo Maldini a inizio stagione, ieri sera Matteo Chiamenti vi ha letto per filo e per segno le dichiarazioni di Paolo Maldini prima di questa stagione. Io sono garante di un progetto importante e ambizioso. Quindi quando una figura si mette a garanzia di qualcosa, le spiegazioni poi le deve dare lui. Poi sappiamo tutti che non sarà lui quello a pagare. Lo sappiamo tutti che poi se qualcuno dovrà pagare sicuramente non sarà lui. Però attenzione! Allora ragazzi, intanto in questo momento l'unica cosa da fare è continuare a tifare i ragazzi che scendono in campo tutti uniti per il bene dell'AC Milan. Questa è l'unica cosa che noi tifosi possiamo fare. A posteriori, a fine stagione, tireremo le somme. Ma ripeto, se oggi c'è qualcuno che deve dare spiegazioni sul momento del Milan, non è Stefano Pioli. È chi a monte ha dato a Stefano Pioli una squadra che in questo momento sembra non all'altezza di questa situazione. Una squadra che non ha ancora capito che quando si gioca con lo scudetto sul petto bisogna dimostrare, perché confermarsi è più difficile che arrivare al primo obiettivo.
tutti sapevamo, ragazzi, il cambio di proprietà comunque ha portato delle difficoltà in questa stagione, lo sapevamo. Io quando inizio stagione vi dicevo, io non mi stupirei che questa potrebbe essere una stagione di transizione, alla fine quello è stato, ragazzi. Però quando io vi dico le cose, siccome non ho i numeri, secondo voi i numeri sono quelli che mettono le verità in bocca alle persone? Purtroppo nessuno mi ascolta, però quello che si dice su questo canale al 99,9% delle volte sia vera. Quando io vi dicevo, ragazzi, potrebbe essere che Pobega potrebbe essere il sostituto di Kessié, ma non ne sono così sicuro, alla fine si è avverato. Quando tutti mi dicevate che stava arrivando il futuro Kakà, io vi dicevo, ragazzi, il Milan in questo momento non ha bisogno del futuro Kakà, avrebbe bisogno di un Kakà già pronto. Perché la mancanza di Kessié la sentiremo. E io sono sempre il primo a dirvi che quando un giocatore va via, si chiude la porta, si apre un portone. Però in questa stagione questo portone non lo abbiamo aperto. E quando vi attaccate ad Adli, a Franks, a Pobega, questa gente qua, ragazzi, capite che in questo momento Stefano Pioli non può rischiare di bruciare dei giocatori. Perché, allora, Malik Chow, prima di entrare, scendere in campo, sono passati mesi e mesi e mesi, ed è entrato in campo per la mancanza di altri. Poi si è dimostrato una scommessa vinta. Ma ragazzi, adesso, con la partita con l'Udinese, abbiamo visto che quando non girano le cose, anche lui non gira. Poi, come sempre, quando vi affezionate a qualcuno, lui non si può toccare. Perché se si dice che Ciò ha sbagliato qualcosa, saltate subito addosso alla gente. No, ragazzi, abbiamo preso dei gol anche per colpa di Ciò nella partita con l'Udinese. Perché un difensore che marca da dietro l'uomo, quando solo... Allora, ragazzi, solo quello poteva fare in quell'azione. E Malik Ciò, l'unica cosa che doveva fare era stare davanti al suo uomo, non l'ha fatto. Lì si vedono i limiti della giovane età di Malik Ciò. Non essere scaltro, bravissimo, ma non è scaltro abbastanza. Oggi questa squadra meritava che la dirigenza desse a Stefano Pioli dei giocatori pronti immediatamente. Questo è il mio pensiero. Questi sono gli errori della società. Poi ci sono anche tante cose buone, ripeto, ve le ho elencate tutte. Il fatto che Paolo Maldini sia una figura importante per i giocatori, e sono convinto che questo quarto di finale, di essere arrivati ai quarti di Champions, la percentuale più alta ce l'abbia proprio Paolo Maldini, perché solo Paolo Maldini può far capire allenatore e giocatori cosa vuol dire essere giocatori del Milan. Ma poi, ripeto, continuerò a dirvelo, per me Paolo Maldini è un buon dirigente, ha fatto cose buone, ma ha fatto anche cose sbagliate. Ragazzi, Giampaolo era un uomo scelto da Paolo Maldini. Quindi, ragazzi, perché Paolo Maldini diventa intoccabile perché è Paolo Maldini e tutti si scagliano contro Stefano Pioli? No, non è giusto, non è giusto, perché poi puntare il dito su un singolo è sempre sbagliato. Quando ieri sera Matteo diceva bene, quando ci sono dei problemi sono tanti i fattori, non può essere uno solo, perché se fosse un fattore solo, si prende quel fattore, lo si accantona e si va avanti. Invece non è così, sono tante cose che non funzionano in questa stagione. Perché poi, se anche il Milan dovesse vincere la Champions, e ragazzi, lo ripeto, noi ci crediamo perché è giusto che il tifoso del Milan ci creda, ma l'allineamento dei pianeti deve essere perfetto, perché oggi, ripeto, questa squadra sta insieme con la Sputazza. Non è una squadra costruita bene, e questa non è colpa di Stefano Pioli. Stefano Pioli è l'ultimo che ne ha colpa. Anzi, vi dirò di più, che secondo il mio punto di vista Stefano Pioli è l'unico che può risollevare questa squadra. Quindi capite bene dove sto io, da che parte sto io. Io non vi ripeto, ragazzi, non venite a dirmi sotto nei commenti che con me non si può parlare.
Perché con me si può parlare e io ascolto tutti e rispondo a tutti. Non fate voi quello che dite che faccio io. Perché io ascolto voi, però se qua sotto scrivete cose diametralmente opposte alle mie, non potete pensare che io cambi il mio punto di vista perché lo scrivete voi nei commenti. Se volete che la gente ascolti il vostro punto di vista, apritevi un canale e fate i vostri video. Io chiaramente espongo le mie verità, quello che penso io, ed è normale che se qualcuno non è d'accordo con me, lo scrive qua sotto, io non possa rispondere al suo commento: ah sì, è vero, hai ragione. No ragazzi, continuo a rispondere che io andrò avanti per la mia linea, per le mie vedute. Ma questo non vuol dire che io abbia la verità in tasca e voi no. Questo vuol dire che questa è la mia idea. E siccome siete sul mio canale, sono io che faccio i video, chiaramente sono io che espongo la mia idea a voi. Poi ascolto anche la vostra. Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio qua rosso nero. Ricordatevi, su questo canale si fa la vecchia maniera. Noi siamo vecchio stampo. Ciao a tutti.